Curiosità, passione e ambizione sono tre cose che secondo me sono molto legate tra loro, però sono assolutamente in questo ordine, nel senso che la curiosità ti porta a guardare le cose, a trovare un'ispirazione che magari in alcune cose o in persone che guardiamo è più facile da scorgere rispetto ad altre, ma io ho scoperto che in verità chiunque può rappresentare una fonte di ispirazione per noi, anche la mamma che con 38 e mezzo di febbre si alza e dà la colazione ai bambini e va comunque, li porta a scuola, poi va comunque al lavoro perché c'è una famiglia da sfamare e deve farlo, ecco. E sapersi fare ispirare, a mio avviso, alle volte aiuta. In più capita magari di riconoscere qualche cosa negli altri o nelle cose che guardiamo che sentiamo essere molto affine a ciò che naturalmente può diventare passione per noi, allora ci viene voglia di fare un tentativo. Ecco, alle volte da questo si originano percorsi che poi possono finire per incidere profondamente sulla nostra esistenza. Insomma, dove sarei io oggi se non avessi avuto questo atteggiamento nelle circostanze subito dopo il mio incidente, nel periodo della mia riabilitazione? Aver guardato ad una handbike con curiosità invece che con, come posso dire, con diffidenza, perché quell'ausilio concepito per un disabile poteva anche essere per una reazione emotiva qualche cosa che io non volevo prendere in considerazione, e invece ho scoperto un attrezzo che non solo mi ha regalato tante soddisfazioni, ma che mi ha regalato un piacere enorme nel semplicemente poterlo inforcare e andare in giro con un senso di libertà pazzesco negli allenamenti, sotto il sole, a scalare una salita semplicemente perché è lì, non perché mi dovessi preparare per una gara. Ebbene, poi quando nasce questa grande passione arriva anche il giorno in cui ti vai a cercare un po' il confronto con gli altri in gara, ed è giusto essere anche ambiziosi, perché l'ambizione in fondo è un po' quella spinta in più, quel boost che magari ti fa mettere da un punto di vista ciclistico la tua ruota anche di un solo centimetro davanti a quella del tuo avversario in prossimità del traguardo. Ed è importante, anche se mi piace ricordare che dal mio punto di vista credo che l'unica cosa che ti può portare davanti a quella linea nella condizione di poter fare quest'ultima cosa è la passione.